Tutto per essere venuti e un ringraziamento particolare va ovviamente all'associazione, i comitati no discariche, Legambiente, con i quali ormai da mesi abbiamo un rapporto costante, continuo. Stamattina siamo qui per parlare ovviamente di ambiente, di raccolta differenziata. Questa sera ci ritroveremo a Caivano da padre Maurizio Patriciello per parlare di un'altra questione sulla quale ci stiamo battendo da mesi, ossia la questione dei roghi tossici. Domani mattina ancora ci sarà un ulteriore importante appuntamento presso la discarica del Cantariello, dove finalmente dopo 12 anni l'ARPAC verrà per fare i rilievi e la caratterizzazione dei rifiuti. Però io credo che stamattina non siamo qui per parlare, come diceva bene il Presidente che mi ha preceduto, del quotidiano e di quello che tutti i giorni cerchiamo ovviamente di fare, a volte ci riusciamo, a volte no, ma per parlare anche un po' del futuro, perché io stamattina vorrei proporre ovviamente, anche un po' a sorpresa perché né il Sindaco né gli altri assessori presenti, ho avuto modo comunque ancora di confrontarmi con loro, l'adesione del Comune di Casoria al progetto dei Comuni Rifiuti Zero. Questo progetto che cosa prevede? Una delibera di giunta che ovviamente sarà poi condivisa con le parti politiche, con le associazioni del territorio, in cui il Comune di Casoria si impegna, così come hanno fatto altri comuni, a produrre rifiuti zero entro il 2020. All'interno del corpo della delibera ci sono una serie di azioni che negli anni il Comune dovrà fare di concerto con la società Casoria Ambiente, con le associazioni, e all'interno di questa delibera manca un capo, manca una voce, ossia quello dell'osservatorio sui rifiuti, perché è vero che noi magari potremo anche approvare questa delibera, però è anche vero che questa delibera necessita di un controllo quotidiano, costante, periodico da parte di tutte le associazioni che faranno parte di questo osservatorio. E poiché io non voglio ovviamente rubare tempo a quello che sarà sicuramente l'intervento più importante del mio, del professor Connet, a lui volevo chiedere soltanto l'onore e il piacere di far parte di questo osservatorio dei rifiuti della città di Casoria, che è onorata non soltanto stamattina di avere qui la sua presenza, un autorevole esponente internazionale, ma sarà onorata di riospitarlo ogni volta che vorrà per vedere se questo percorso che fra qualche settimana iniziamo nel tempo avrà i risultati sperati. Grazie. Grazie, alcuni saluti al vice sindaco Danna, all'assessore Antonio Lanzano, ai consiglieri comunali Orsino, Cortese e Colurcio che sono presenti in villa in questo momento. Chiamo il sindaco Vincenzo Carfora. Il sindaco sarà poi presente anche alla manifestazione che faremo venerdì e sabato prossimo qua in Villa Comunale, perché durante la manifestazione faremo anche la premiazione del concorso scolastico che si è tenuto nelle scuole di questo territorio a cura di Legambiente nello scorso anno scolastico, e i ragazzi delle scuole elementari e medie saranno premiati proprio sul palco poco prima del concerto di Avitabile. A premiarli sarà anche il sindaco di Casoria, a cui lascio la parola adesso. Grazie, buongiorno. Io non posso fare altro che ringraziare i miei assessori per il loro lavoro, soprattutto l'assessore all'ambiente, l'assessore alla cultura e tutti quelli che stanno lavorando a questo progetto. Certamente insieme alle associazioni possiamo crescere di più e lavorare bene, perché il comune da solo può essere anche forte, però insieme a loro possiamo vincere molte battaglie, saremo vincenti senz'altro. Il problema della spazzatura che dicevano prima è tutto merito vostro, ed è vero, perché se voi andate un attimo sul sito MySIR, che è un sito regionale, quindi non manipolato dal comune in nessun modo, ci porta a settembre al 69% di differenziata. Però se andiamo a fare poi la percentuale e tutto, scendiamo al 62 e molte volte scendiamo al 60. E sapete perché? Perché dobbiamo poi andare a raccogliere tutta la spazzatura abbandonata per le strade, abbandonata per il cavalcavia, abbandonata al Cantariello e abbandonata in tutti i posti che ormai conosciamo tutti quanti, via Boccaccio, che è diventato il lancio della spazzatura. Quindi se noi arriveremo al 70-80% sarà il merito vostro, assolutamente. Quindi ci dobbiamo impegnare tutti quanti insieme per poter combattere questo fenomeno. Grazie. Grazie.
spesso poi in quelle zone la cosa che fa rabbia ai comuni virtuosi come quello di Casoria è che quelle sono zone di periferia e probabilmente gran parte di quella spazzatura non proviene nemmeno dai cittadini di Casoria, che la differenziata la fanno bene, tanto è vero che arrivano al 69. Spesso essendo zone di confine, quelle spazzatura che viene da altri comuni e che purtroppo danneggia i cittadini di Casoria. Ecco perché noi diciamo sempre: non è importante essere un singolo comune che fa bene la differenziata se poi tutto intorno, il giardino intorno casa è sporco, diciamo, perché poi te la portano la spazzatura dentro Casoria. Allora per questo noi dobbiamo arrivare a premiare Casoria, a dire grazie a Casoria perché sta facendo bene la differenziata, ma affinché questo sia da stimolo anche a tutti i comuni vicini, perché insieme si vince questa battaglia, altrimenti rischiamo di perderla tutti quanti, nonostante quelli che invece operano bene. È arrivato il momento di chiamare Lucio Iavarone, che è il coordinatore invece del comitato No Discariche, che ha più volte portato su questo territorio Paul Connett, che sentiremo poi subito dopo. Grazie a tutti. Come sapete, con il comitato No Discariche dei comuni a nord di Napoli ormai sono 2 anni che ci interessiamo di problematiche relative ai rifiuti. Abbiamo iniziato 2 anni fa appunto il nostro percorso, quando Casoria aveva percentuali sicuramente più basse, quando ancora non c'era tutta questa sensibilità, e quello che stiamo riuscendo a fare è proprio portare un'elevata sensibilità sul problema. Vedete, non solo dei rifiuti urbani, perché Casoria sta facendo dei grossi passi avanti per quanto riguarda lo smaltimento e la gestione dei rifiuti solidi urbani, ma noi, partendo dai rifiuti solidi urbani, partendo dagli incontri che abbiamo fatto e che continueremo a fare con Paul Connett, portando quella che è l'idea della strategia rifiuti zero in tutti i comuni della provincia di Napoli, abbiamo scoperchiato un pentolone molto più grosso, un problema molto più grande. Quando si cominciano a togliere dalle strade i rifiuti solidi urbani, ad gestire correttamente i rifiuti solidi urbani, viene fuori quello che è il reale problema dei nostri comuni, e cioè lo smaltimento illegale dei rifiuti industriali e tossici. È il motivo per cui oggi anche qui, ma oggi è una giornata, oggi e domenica prossima, in cui si raccoglieranno firme in tutti i comuni della provincia di Napoli, a partire da Giugliano fino al Nolano, passando per l'Aquila, Versano e i paesi dei Caserta Sud. La grossa battaglia che stiamo conducendo in questo periodo, che noi abbiamo scoperto purtroppo cominciando ad interessarci, come dicevo, di rifiuti solidi urbani, che noi non dobbiamo soltanto guardare a quelli, ma noi abbiamo purtroppo dei forti punti di penalizzazione, dobbiamo riportarci a zero. Per riportarci a zero significa che dobbiamo sanare da un punto di vista ambientale le grosse tragedie dei nostri comuni, e una di queste, come dicevo, è lo smaltimento illegale di rifiuti industriali che causano i roghi tossici. In 10 anni abbiamo purtroppo assistito a questa metamorfosi, questo cambiamento, che vede purtroppo anche in Casoria un percorso decennale che ha visto un mutamento di strategia nella criminalità organizzata, dall'esempio Cantariello, in cui si sotterravano i rifiuti tossici, e domani speriamo che si attivi un percorso con la caratterizzazione per riuscire a sanare quel grossissimo dramma. Abbiamo assistito negli anni al passaggio ai roghi tossici, non si interra più, ma si ha addirittura la spudoratezza di prendere questi rifiuti, lasciarli all'aria aperta nelle campagne, fare le montagne e appiccarci il fuoco servendosi della manovalanza purtroppo dei disperati. Noi abbiamo capito che parallelamente a rifiuti zero e a rifiuti solidi urbani dobbiamo combattere anche questa battaglia. Abbiamo iniziato a combattere anche questa battaglia, che è molto molto più grande e da origine veramente molto più in alto, dal governo nazionale, per cui abbiamo proposto questa querela con cui, e qui c'è l'onestà intellettuale dei comuni che hanno capito il reale spirito di questa querela, come il comune di Casoria. Noi con quella querela stiamo querelando Presidente della Regione Campania, Presidente della Provincia di Napoli e Caserta, con i relativi assessori e i sindaci di 40 comuni, tra cui pure Casoria, per il problema dei roghi tossici.
Guardate, è un'operazione che ci serve a raggiungere a livello nazionale quello che è il nostro obiettivo di cominciare a mettere in atto una strategia diversa che deve partire dalle istituzioni, però veramente in atto, perché il problema dei rifiuti industriali è molto più grosso di quello che tutti noi ci aspettiamo. In Italia arrivano milioni di tonnellate, in Campania arrivano in maniera illegale milioni di tonnellate di rifiuti tossici tutti gli anni, non lo sappiamo, ma ce li vengono a sversare nelle campagne e appiccano i roghi, ed è tutta la diossina che noi respiriamo tutti i giorni, e lo sappiamo benissimo, perché ognuno di noi non può tenere aperte le finestre della propria casa. Quindi questo è un problema grossissimo, e questa della raccolta firme è una strategia importante che ci serve per avere il coltello puntato di fronte alle istituzioni che devono muoversi per mettere in atto una serie di azioni importantissime che serviranno per riuscire ad affrontare nella maniera giusta anche questo problema. Adesso non voglio sottrarvi altro tempo. Dicevo, lotta per i roghi tossici e lo sversamento illegale di rifiuti industriali, che è un problema importante, non fatevi mai tediare da chi tenta, quando si parla di rifiuti tossici industriali, di spostare l'attenzione sui rifiuti solidi urbani. Sono due percorsi paralleli, differenti, che dobbiamo seguire, entrambi per risolvere entrambi i problemi affinché possiamo sanare definitivamente quello che è il cancro che purtroppo attanaglia le nostre zone. Quindi lascio la parola a Luisa Marro, professor Paul Cornet. Luisa farà da interprete a quello che dirà il professore. Ringrazio di nuovo Paul Cornet di essere qui, di portare testimonianza, e l'annuncio che ci ha dato prima Pasquale è stato importantissimo. Noi stiamo utilizzando la strategia, come diceva Paul, della contaminazione, cioè partendo dagli amministratori di buona volontà e dai paesi e dalle città in cui noi stiamo mettendo in opera sui rifiuti solidi urbani delle politiche vincenti, dobbiamo contaminare tutti i paesi intorno a macchia d'olio, solo così possiamo uscire veramente dal baratro. Grazie.